Ciao a tutti ragazzi, qui è Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Dark Souls 3. Iniziamo immediatamente cliccando su continua e andiamo avanti da dove vi avevo lasciato l'ultima volta. Bene, ora, ricapitolando, nel primo episodio ho battuto il primo boss, nel secondo episodio ho scoperto questo bel posticino dove sono salito un pochettino di livello e sono morto una decina di volte contro un tizio che, mi dispiace ragazzi, non mi arrendo, io voglio batterlo, voglio assolutamente batterlo, assolutamente non ci sono cazzi. Poi un giorno o l'altro devo andare a scoprire come si usa la stracazzo di cura minore, la magia che ho comprato. Però in ogni caso, come vi ho detto, la prima cosa che faccio oggi è ucciderlo. Deve morire, quel tizio deve morire, quel tossico lì deve morire, punto. Allora, andiamo immediatamente da lui, non voglio... Non ne voglio sapere, dai, non è possibile che mi ammazza sempre. Allora, come al solito questi due vi spiego perché li tolgo. Li tolgo semplicemente per il fatto che non voglio rischiare di ritrovarmeli fra i coglioni mentre sto combattendo con lui. Ah, stai attento nemico, temili bene, lo so. Contrattacco richiesto dopo. Vieni. Perfetto, il mio mouse sta già facendo brutti scherzi. Oh, non para. Mi sa che ho il cellulare di fianco che sta facendo interferenza, lo tolgo. Non riesco a... Allora, per favore, allontaniamo le cose che qua ho. Funzioni? Ok, ora funziona, eh. Dai, proviamoci con due fiasche a testo, se al massimo muoio. Ok, ora sembrerebbe funzionare tutto. Ok, dai. Ok. Forse ho trovato un punto debole per fare breccia, eh? Forse poi non voglio... Ok, allora innanzitutto devo sempre ricordarmi il terzo colpo della combo di schivarlo per forza. Altrimenti ci resto secco poi. Ecco, tipo adesso. Aia, aia. Questo è il motivo per il quale voglio averlo sopra e combatterci da sopra. E non da qua. Vai. Allora? Vieni? Ciccio bello? Vai. Ah, ma lì ci sono ancora le mie anime dell'altra volta. Dai, qualche centinaio era comunque. Dai. Ho trovato un'apertura, ragazzi, ce l'ho fatta. Ho trovato un'apertura. Quando non sta parando è molto vulnerabile ai colpi. Adesso, ad esempio, non lo devo assolutamente attaccare. E anzi, ho una chance di fare dei parry, che però non voglio rischiare. Questo qui invece è il momento in cui è molto vulnerabile. Dai. Questa ad esempio era un'occasione. Sono morto. Sono morto. Però adesso ce la faccio. Ragazzi, adesso ci riesco. Adesso ci riesco, ho trovato la sua apertura. Cioè, beh, non era possibile che fosse un indistruttibile, cazzo, siamo all'inizio del gioco, cioè... Se già ora le cose sono così difficili, non voglio sapere come sarà più avanti. Però, ragazzi, ho trovato un'apertura e adesso lo uccido. Ve l'ho detto la prima volta, devo capire il suo pattern di movimenti.
trovato il suo punto debole e basta. Quando para non lo puoi toccare. Allora? Per favore. Ah, ma ci posso passare anche se c'è la nebbia? Ok. Allora, quando tiene l'arma dentro al fodero della katana, non è toccabile. Quando mi sta attaccando devo fargli fare massimo due colpi. Invece quando tiene la spada in modo molto semplice con due mani, allora è il mio momento di attaccare, insomma. Tipo adesso, questa qui è la sua posa d'attacco. Ecco. Così. Ok, dai, così è fattibile. Ok, adesso ad esempio devo stare molto attento. Perfetto, ragazzi. Oh. Stai zitto. Perfetto. Oh, ragazzi. Ce la faccio forse? Perché parlo sempre così dannatamente presto? Ok, adesso non devo attaccarlo. Perché se lo colpisco adesso praticamente mi fa un parry che mi ammazza. Mi one shotta. Oh, ragazzi. 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 Vai così, cazzo. Ucigata, veste da maestro, guanti da maestro. Ok. Gioia. Per forza gioia. Complimenti a me stesso. E adesso abbastanza. Vediamo un pochettino cosa ho trovato. Allora, cosa aveva lui addosso? Ucigata. Allora, fisico, meno 46. Questo fa 110 più 14. Aha. Allora, quello lì è il danno che perdo perché non ho abbastanza attributi in forza. Scala D in agilità e E in forza. È una mano o due mani? Principalmente penso che si possa impugnare benissimo con una mano. Allora, fatemelo mettere qua. Lo uso al massimo due mani. Più che altro. Ah no, aspettate. Scalera e in forza, ma richiede 16 di destrezza, quindi dovrei buildare un pochettino di destrezza per usare quest'arma. Per ora la potrei soltanto usare a due mani. Non sembra male. Allora. Come velocità poi mi sembra comunque ancora... No, un pochettino più veloce la spada, è un pochettino più veloce, però va bene, dai. Andiamo a vedere cosa nascondeva il tizio nel frattempo. Che me ne stavo per andare senza nemmeno andare a vedere cosa nasconde. Questo non si fa. Che poi non so nemmeno se respawna, quindi figuriamoci se poi lo devo riaffrontare ogni volta per aprire sto coso. Ah, ma vaffanculo, non si apre nemmeno da sto lato. Ok, siamo appunto da capo che non so dove devo andare. Ottimo. Ok. Bene, in questa zona, nella zona esplorata per ora, quindi c'è soltanto ancora un nemico temibile da uccidere. Che sarebbe il nostro amico, quello cristallo e bla bla bla. Io, ragazzi, un tentativo magari. Che dite, lo faccio? Vai, facciamo un tentativo. Ok. Poi gli incantesimi devo capire come cazzo si fa.
Miracolo della Via Bianca, con fede nel segno di benevolenza. Ripristina lievemente i punti vita per usare i miracoli. Equipaggia una campana sacra, un talismano. Ok. Una campana sacra o un talismano? Che io ho, perché ce l'ho. Campana sacra. Quindi con R bevo le fiasche Estus. Con F le impugno due mani, che è completamente inutile. E no. Devo andare a vedere cosa è segnato il tasto ancora, perché tutti non li conosco ancora, eh. Ta-ta-ta. Un pugno di mani, il soggetto interagisce, attacco potente, no. Conferma, funzione, scorri, ordina. No. Salta. Oh, dov'è? No. In teoria. Ottimo, ho capito. Basta attaccare. Pensavo di dover proprio usare... Niente, sono stupido io. Un'altra volta si è rivelato un mio errore. Ok. Però come vi stavo dicendo, io voglio andare assolutamente a questo punto che sono riuscito a uccidere questo qui. Ora mi sento potente, quindi devo andare a morire. Perché altrimenti poi mi sento troppo potente e gioco male. Però, mentre cammine, ta-ta-ta... Grazie. Oh, 2500 anime. Forse era meglio prima salire di livello e poi andare là. E poi fra l'altro posso viaggiarci. No, dai, prima saliamo di livello e mettiamo un pochettino di punte di destrezza, che voglio usare la roba. Allora, viaggio. Guidare il giudice, no, questo, ok. Dai, vado lì un attimo, salgo di livello e poi mi teletrasporto al falò, che è ancora più vicino là. Non sarò mica scemo. Ok. Amica mia, ciao. Sì, fammi salire di livello. Grazie, allora. Non sono poche le anime che ho usato, eh. Oddio, ecco come posso andare avanti. C'era scritto una nota da qualche parte: per andare a Lothric devi viaggiare, una cosa così, falò, bla bla bla. Vabbè, allora poi ci vado, eh. Adesso, come ho detto prima, voglio andare a provare a uccidere quel coso. Vorrebbe dire che della prima zona che ho esplorato finora ho battuto tutto quello che c'è, che può essere battuto. E quindi, quindi ci sta. Di qua. Ok. Ragazzo, mi fai silenzio. Ah!
Ma vai a fanculo. Ci ho perso vita. E non sono ancora abituato a sta cosa. Questa è la mia tastiera. Non sono ancora abituato a questo coso qua che... per agganciare i bersagli devo premere la rotellina. Ok, ragazzi. Questo fight non sarà semplice. Ok, vieni qua. Ok. Ok. Beh, è fattibile, perché se mi colpisce secondo me tipo mi ammazza. Se mi colpisce quando non ho sullo scudo. Però se io continuo a schivare. E faccio un colpo qua, un colpo là. Io ho paura quando lo fa, perché... Dai. Sarà grande e grosso. Non gli farò un cazzo e lui mi ammazza quasi. Però in cambio c'è da dire che lui è davvero lento, eh. Ma tanto lento. E questo è un vantaggio enorme. Azzo, però quando colpisce cazzo fa male. Questo qui era il lato sbagliato per schivare. Ok, ottimo. Ok, non ho più Fiaschestus, eh. Ok, questo lo posso parare, ottimo. Non pensavo, pensavo mi facesse più male. Ok, dai, 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 dai. Oh, ragazzi. La prima combo che fa vera e propria. Aia. Male, 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 male. Ok, ora è una sfida tra me e me. Ora devo soltanto trovare il momento giusto per attaccarlo. Ok, e schivare quello che prima mi ha fatto un male cane, ragazzi. Ok. Dai, ancora un colpetto, dai ragazzi, ce la faccio. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, mi inchino perché... Mamma mia, subito. È il primo tentativo, eh. È il primo tentativo. Io li adoro questi boss qua che sono lenti, perché sono facili alla fine dei conti. Cioè, tipo quello di prima non avevo... Cioè, il tossico. Ci sarò morto. Quante volte ci sono morto? 10 volte. Qua invece no. Perché è lento e quindi conosco meglio le sue aperture. Oh, qua c'è un oggetto, guarda un po'. E quindi niente, ci sta, mi piace, dai ragazzi, sono esaltato adesso. Che bella cosa, mamma mia. Va bene. Gente che è morta, ma ci credo perché
uno che arriva qui e non se l'aspetta, cioè, ci muore. Non c'è un cazzo da fargli. Allora, però, sapete cosa vi dico? Che nell'inventario qua, la campana io la tengo. Perché la tengo? Per questo. D'ora in poi, al posto di usare le caschette Estus quando ho perso poca vita. Ok. Grazie. Faccio così e mi refillo mentre vado avanti. Top. Ok, nell'acqua alta crotolare è efficace. Ok. Vabbè, ragazzi, quindi io a sto punto qua al cimitero ho sfruttato praticamente tutto, giusto? Cioè, non mi manca più niente, almeno non zona accessibile. Perché se ci penso, lì sopra io non ci posso andare perché per ora tutte le vie sono chiuse. Magari ci potrò entrare un altro giorno. E questa è una gran figata, ragazzi, quel coso lì. Un giorno conquisterò questo castello, lo so, ce la farò. Ottimo. Ok, bene ragazzi, anche questa è fatta con 5.000 anime. 5.000 anime, si sale di livello e poi si va. Poi basta, poi si va avanti, dato che ho finalmente capito dove devo andare, perché anche quello lì era un bel mistero. Ok, nel frattempo, perdonatemi 2 secondi che bevo un sorso. Ok, e ci siamo. Tu? Ah, prima fatemi controllare. Allora, quanto serve per equipaggiare la katana? 16 in destrezza. Vediamo quanto. E vediamo come salire di livello. 16 in destrezza non ce li ho ancora. Dov'è? Destrezza, ho 13. 14, 15. Perfetto. Farewell, Ashen One. Ok, perfetto. Va dato che voglio usarla per forza, adesso faccio così. Vado all'inventario. Mettiamo, qua ne ho 12. Vediamo. Mettiamo queste due, dai. Non l'ho messa le 12? Ma sono stupido o cosa? Volevo prendere prima quelle piccole, eh. Ecco fatto. Ho sbagliato pure tasto. Vai. Arriviamo giusto a 1700, 1800 dovrebbero bastare. A furia di 50, minchia che palle. Ragazzi, c'è la possibilità di usarle tutte insieme, mica che poi ogni volta nel gioco mi ritrovo a fare sta cazzata. Inventario. Cinque. Usa. 250. E allora? Avanzare di livello non mi basta, vero? 2003 servono. Quindi me ne serve ancora un... Usa. E non bastano ancora. E vabbè, allora ragazzi, sentite. Fanculo a... qua, ecco qua. Tac, usa, vai. Vediamo quante anime ci sono dentro. 800, dai, non sono nemmeno così tanto, pensavo di più. Ok, avanza di livello. Ragazzi, posso già equipaggiarla, figata. Destrezza, conferma. Magari è uno spreco, però comunque essendo guerriero mi servirà anche un po' di destrezza. Quindi salendo di livello l'avrei messa comunque.
attimo. La campana la metto a sinistra a sto punto, così ho l'equipaggiamento a sinistra e a destra invece ho le armi, insomma. Ok. 13. Ah, praticamente mi costa più roba. Okay. Quindi, campana, scudo, spada 1, spada 2. Perfetto. Ok, adesso spreca anche molta meno forza. Ok, ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Allora, andiamo qua e andiamo avanti. Ragazzi, prossima cosa che mi compro una tastiera nuova. Non ne posso più. È proprio mezza rotta, già mezza scassata. Ce l'ho da poco, però mi ero pagata 10 euro. L'ho pagata sta tastiera di merda. Allora, viaggio. Lothric. Andiamo a Lothric. Un viaggetto. Dardo esplosivo. Dardi che esplodono all'impatto, infliggendo danni da fuoco. Ottimo. Ottimo, un giorno forse li avrò. Ah, non vengo mandato a un falò. Azzarola, ok, devo stare attento allora. Non ho falò e niente. Al posto dell'incenso usano le spade o cosa? Non c'è niente con cui posso interagire, immagino. No, niente, ok, allora. Attraversiamo l'unica porta che c'è. Chissà dove ci porterà. Scudo alto. Mura del castello di Lothric. Allora, questo qui è Lothric. Aha, e circa di là c'è il cimitero? No. E c'è un ponte, quindi è di là da qualche parte. E vabbè, lo scopriremo. Non c'è bisogno di soffermarsi qua ora. Niente nemici? Quelli fanno paura quei cosi, mamma mia, sono macabri. Sono vivi o cosa? Allora, accendiamo il falò innanzitutto, ho un punto di ritorno. E non solo, ci dormiamo, così almeno sono sicuro che... Ecco, ci siamo capiti. Se muoio, cosa molto probabile che succederà probabilmente in fretta, sono comunque che si diverte a rompere le cose. Non mi piace questa cosa. Sono molto molto lento. Ah, prima che mi dimentico, molto meglio. Guardate, l'ho creato. È la mia creatura. Ok, destra o sinistra? Sinistra. Ecco, la katana lì one shot, invece la spada lì due shot. La katana. Anzi no, dovrei provare forse sullo stesso comunque. No, one shot anche lei. Allora devo guardare il danno? Mi volete dire che devo guardare il danno preciso? 75 non basta. Ok, proviamo con questa. 79, va bene, la differenza è proprio minima allora. Però essendo più figa la katana, in cambio la spada è un filino più veloce, però cosa qui ci si può abituare, insomma, se faccio una build di destrezza le cose cambieranno. Ok, una cosa che mi manca un pochettino è il rumore dell'anima che arriva verso di te, che c'era, era molto molto tipico di tutti i Dark Souls. Ok, quindi qua ho già la scelta sotto sopra.
Allora. Ah, così. Ok. Ok, ottimo. Questa cosa qui è utilissima, comunque. Cioè, dico, utilissima, nel senso è utile. Ah, cazzo, c'è un drago. Non l'avevo notato. È che non vorrei si svegliasse, anche se scommetto che si sveglierà. Vabbè, ragazzi, fin quando non si sveglia, io non lo sveglio sicuro. A parte se il gioco me lo chiede. Il bello di quest'arma qui, più che altro, è che ha anche una bella portata. Spada spezzata. Chi è che mi sta lanciando? Ah, eccolo lì. Vengo a prenderti, amico. Vieni qua. Ottimo, andiamo avanti. Oggetti, binocolo, boh, binocolo ottimo perché potrebbe servirmi per mirare, cioè almeno in coso, in Bloodborne c'era una cosa simile e serviva per mirare precisamente quando si usava ad esempio l'arco, cioè arco, oddio, lì c'erano le pistole, però ci siamo capiti, insomma. Ok, qua non si entra, no, niente, non si entra. A questo punto devo capire cos'ha sto drago, perché mi sa che sarà una cosa importante nel futuro vicino. Tesoro più avanti, quindi prova giù. Ok, qua quindi mi posso lanciare giù. Questo non lo posso proprio scalfire, vero? Conta proprio come muro, fa anche il rumore di qualcosa di bruciato praticamente quando ci vado sopra, quindi per ora lasciamo stare. Andiamo giù, tesoro più avanti, prova giù. Tesoro più avanti, prova giù. Resina dorata, questa serve per potenziare la propria arma. Ok, da qua sono venuto, ok, perfetto, quindi possiamo andare. Un mouse che fa brutti scherzi. Oh, non mi prendere per il culo, che tanto muori poi. Questi qui ci vogliono tre colpi. Questo qui è sempre lo stesso di 2 secondi fa che è morto. Ottimo. Bomba incendiaria. Cenere richiesto dopo. No, riesco ad attivare. Non riesco a farlo. Ok, niente di nascosto, no, vero? Ah, sappiate che a me piace distruggere le cose, quindi mi vedrete recuperare tanto. No, però non sembra esserci niente di importante. Ok, ottimo, quindi possiamo scendere, giusto?
ci stiamo avventurando in una parte più buia e profonda e losca del gioco. Anima di un cavaliere abbandonato. Di un cadavere abbandonato. Mamma mia, sempre cavaliere. Gente che mi manda link. Ah, questo qui, doppia spada, ci sta, ci sta, la doppia spada è bella. Però è stato colpito. Minchia, ce ne sono un bel paio, eh. Cos'era? Frecce di fuoco. Ah, questo non para il fuoco, cazzarola, è vero. Oh, faccio. Faccio male. Sti cazzi! Che? Oh, 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 non scherziamo, eh. Mi stanno arrivando anime. Aia, le frecce, però devo starci attento. Ehi. Ah, ah. Questo mi ricordo Dark Souls 1. Sì. Prima riprendermi dallo shock, praticamente. Così. Ok, perfetto. Torniamo alla fiaschetta Estus. E ora posso curarmi. Il campanellino, trilli. Questa qui me la ricordo. Oh, non... Questi cazzi. Anche questi mi ricordo da... Qua preferisco essere più veloce. Questi cazzi. Mi sa che fra un po' li incontrerò comunque come mostri standard, nel senso. E ce ne sono morti tanti, con questo. Oh, stiamo scherzando. Mi ha fatto fuori il tuo amico Ciccione. Mi fai fuori tu. Dai, non scherziamo, please. Ci siamo. Comunque, una cosa che hanno fatto benissimo, secondo me, è che è fluidissima l'animazione di... dei critici. Ma fluidissima, ragazzi, cioè. Okay.
L'animazione dei critici da dietro l'hanno fatta in una maniera talmente fluida che è impressionante davvero. Complimenti. Davvero ragazzi, avete fatto un bel lavoro. Ok, lì c'è una porta. Proviamo ovviamente prima di andare alla porta, perché quella che ci porta la porta che ci porta da tre. E lui continua a urlare, a far casino. Ma stai un po' zitto, dai. Per fortuna avevo lo scudo alto, perché sto sempre attento a certe pensate. Falò più avanti. Falò più avanti. Ok, quindi ragazzi ci sarà un falò più avanti, immagino. Dato che c'è un falò più avanti, io vado prima al falò, prima di qualsiasi altra cosa. A parte se è qualche troll. Se è qualche troll lo mando a fare in culo. Non è quello di prima, vero? No, ok, un altro. Ok, quindi ora ho un altro falò che sta dall'altra parte. Allora, fermo. Allora, ragionando un attimo, inventario, dov'è? Attack. Mettiamo come oggetto al posto di questo che li userò poi dal menu. Mettiamo lui qua. E ok, allora fatemi pensare. Allora, lì c'è il drago morto lì sdraiato, non so ancora se è morto, questo è vivo e vegeto invece. Allora, quindi lì dietro circa è dove ho iniziato. Sono passato da lì, ho passato quell'edificio lì che è più o meno lì, sono andato qua, sono corso dove c'è il drago, per fortuna passando da sotto, perché da sopra secondo me mi cuocevo, perché non, più che altro non vedo un rifugio in totale. Passando da sotto ho affrontato il tizio, sono salito le scale e basta, giusto? Sono salito queste scale e poi sono arrivato qua al falò. Ottimo. Spiegata l'avventura in poche parole. Qui dietro non c'è niente, no, non c'è niente, ok. Più che altro... più che altro questo è un vicolo cieco, no, dai. Non ci sono porte che si possono aprire né niente. Qua non si può salire, probabilmente si potrà scendere un giorno o l'altro. Allora, prima di tutto voglio vedere se l'amico qui sotto respawn. Ah, qua per andare avanti sino di là, ok. Ah, l'amico qua ci ignora, ottimo. È brutto morire qua, ragazzi. È brutto morire così. Lo so. Sai quante volte mi è già successo. Se solo avessi chiave. Quindi qua ci servirà probabilmente una chiave per andare avanti. Grazie a Johnny che ci ha lasciato il messaggio. Oddio, lo chiamo Johnny, non so come cazzo si chiama, Prendetemi mai l'interno con qualcuno Johnny, perché mi capita spesso di chiamare qualcuno Johnny. Non so come si chiama. Li chiamo Johnny. Allora, se da sopra ci sono venuto, vorrei dire che devo andare sotto. Sullo stesso piano. Oh.
questo qui è lentissimo. Come ho già detto, questi qui sono... Allora, questa qui sarà la porta che il tizio diceva, se solo avessi la chiave. Infatti è chiusa. Ok. Quindi andiamo di qua. Andiamo di qua. Coltello da lancio, ottimo, ottimo, ottimo. I coltelli da lancio sono sempre utili. Più che altro togliamo il binocolo, mica che poi in mezzo... Alla fase di battaglia mi ritrovo. Spezzacorazze, ottimo. Un coltellino molto utile che c'era tantissimi Dark Souls, ragazzi. Da quanti Dark Souls esiste non lo so. Ok, andiamo avanti. Fin quando possiamo. Perché no? Ok. Ci sta anche il sistema di mana che hanno rimesso. Forse lo usavano in Demon Souls. Chiusa anche di qua. Ok. Questo qui cos'è? Il mercante? Il negoziante? Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, quindi questo qui è un vicolo cieco. E ne sapremo di più probabilmente quando troverò la chiave. Però c'era un'altra strada, se non sbaglio, giusto? Si sentono già dei rumorini di sottofondo, di gente che sembra che si stia sgozzando viva. E invece saranno dei mostriciattoli, probabilmente. Allora, tornando su, andiamo a trovare... ah no, aspettate, fermo. E invece sì, torniamo su. Esatto, lì è il piano sopra. E invece qua c'era questa porta. Ok, curiosi? Io sì. Drago morto. Anima del povero cadavere che è stato abbandonato. Ok. Cazzo! E avvertimi prima di saltare fuori così. Oddio, è già la seconda volta da quando ho iniziato Dark Souls 3 che mi sto prendendo. Mi sono preso uno spavento della Madonna. Ok, questo qui è morto. Non reagisce nemmeno sull'attacco, sì, penso sia morto. Penso che se fosse stato vivo. La cosa tipica di Dark Souls è che quando sono vivi ti attaccano appena fai una stronzata. E attaccarli è fra le stronzate che non devi fare. Quindi no, questo è morto. Ok. Ci sarà un qualcosa che... Nemico temibile più avanti? Prepariamoci. Prova a colpire un colpo solo.
Proviamo così. Sembra quasi di averlo imbrogliato, però ha funzionato. Quindi, ragazzi, io accetto. Frammento di titanite e braccia. Penso sia un nemico che non respawna, perché solitamente penso che le titaniti vengano droppate più spesso da mob che non respawnano, insomma. Ora la domanda è: avrei potuto shottarlo subito col primo colpo o no? Però ha ucciso anche tutti i suoi compari, eh. Poverino. Poi sembrano contadinotti. Sto uccidendo dei contadinotti in difesa. Sono una brutta persona, ragazzi. Non imitatemi. No. Ce l'ho fatta. Gemma grezza. Ottimo. Questi qui, ragazzi, ricordatevelo. Quando li vedete, uccideteli. Danno sempre drop ottimi e scompaiono subito, scappano. Prova scontro a distanza. Grande anima di cadavere abbandonato. Allora immagino che con prova scontro a distanza mi si riferisca non a questo qui che ho ucciso a distanza, ma a quello che sta qua sotto. Perché non so se l'avete notato, ma c'è un coso enorme, assatanato come non so cosa, pronto a uccidermi. Insomma, la mia routine ormai. Culo. No, dai, morire così, no. Che brutta cosa morire così, ragazzi. Che palle. Vabbè, però, ragazzi, oggi è già passato un'ora da quando ho iniziato a registrare. È già passata una bella oretta. Però stavolta è stata intensa, eh. Cazzo, ho battuto due boss e un paio di nemici davvero tosti. Quindi, ragazzi, io direi... Io sono davvero contento con l'episodio di oggi. E ne approfitto, dato che sono morto, per salutarvi, ringraziarvi moltissimo per aver guardato questo video, soprattutto se siete arrivati fino in fondo, e ovviamente gioisco ogni giorno di più per tutti quelli che mi seguono ogni giorno e mi danno il loro sostegno. Io, come ho già detto, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi, ciao.